forse di mia madre. Beige, l'importanza di essere diverso. E questo è il titolo dello spettacolo dell'attore romano Yonis Bashir, che si è esibito questa mattina al Cinema Teatro Pacifico di Sulmona davanti a un folto pubblico di ragazzi delle scuole medie e dei licei cittadini. Yonis, famoso nel panorama del cinema per aver lavorato con attori del calibro di Gigi Proietti e Ricky Tognazzi e della televisione per il suo ruolo nel Un medico in famiglia, propone il suo primo monologo da attore teatrale, raccontando la sua esperienza di vita di uomo a cavallo fra due culture, quella somala e quella italiana. Dai 6 ai 10 anni vive in Somalia, poi si trasferisce a Roma e inizia a studiare chitarra, recitazione e canto e nel frattempo si laurea in scienze umanistiche. Perché quando ero piccolo ho vissuto sia in Somalia che in Italia. Quando ero in Somalia, per quei piccoli bastardelli infami, marroni, io ero un Galurei, che significa bianco puzzolente. Quando vivo qui in Italia, per quei piccoli bastardelli infamoni, rosa giallo italiani, anzi romani, io ero il Negretto. La diversità vista come risorsa e non come una vergogna è uno dei temi principali dello show dell'attore romano che appassiona e coinvolge tutti i ragazzi presenti in sala. La diversità è una ricchezza e l'unica ricchezza che abbiamo è la nostra diversità. Godiamoci. Quanto è importante insegnare ai ragazzi che la diversità non è un limite ma una risorsa? Ma è fondamentale. In effetti ho iniziato questo spettacolo, ho cominciato a scriverlo pensando a fare un discorso autobiografico, invece poi in realtà il sottotitolo, che era l'importanza di essere diverso, ha preso il sopravvento, perché poi alla fine avevo capito che quello era il messaggio più importante. Non era il fatto solo che io parlassi della mia diversità, ma che prendessi spunto da quello per spiegare alla gente che se tu sei comunque sei sempre concentrato sul fatto che la tua diversità è un fattore vincente e ne puoi fare un'arma vincente, alla fine lo diventa, perché comunque noi siamo unici in quanto tali, ecco. Lo spettacolo tocca il tema della discriminazione degli immigrati in Italia, trattati come cittadini di serie B da quegli stessi italiani che, dimenticando di essere stati a loro volta emigranti in tempi passati, si rifugiano nei classici stereotipi razziali, giudicando come pericoloso tutto ciò che è diverso. Si presenta di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Talora parlano lingue non incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese, donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Hanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano detti dal furto e se ostacolati violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche, quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti addirittura attività criminali. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare in più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912. Fautrice dell'arrivo a Sulmona di Yonis è stata Cristina Liberatore, della Cristina Liberatore Produzioni e Organizzazioni Teatrali, che da oltre 8 anni si occupa di portare in scena spettacoli teatrali nei più grandi teatri d'Italia. L'origine pratolana e l'attaccamento alla sua terra hanno fatto sì che lo spettacolo, dopo essere stato presentato in diversi teatri romani, arrivasse anche nella cittadina ovidiana. Allora, è la prima volta che viene a Sulmona? No, sono già venuto tantissimi anni fa, in un contesto completamente diverso. E poi sono tornato poco tempo fa, cioè perché comunque le mie figlie sono appassionate dei confetti, che oggi ovviamente ne dovrò portare un paio di chili. Grazie. Anzi, godetevi la vostra diversità, nessuno uguale.